posto. Così, che è successo? Allora, se i consiglieri si sistemano, possiamo procedere con l'appello, grazie. Sì, sì. Prego. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Ciancio, mi scusi, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, il numero legale ce l'abbiamo, quindi possiamo aprire il consiglio. E intanto nomino quali scrutatori i consiglieri Caccamo, Benassi, Tredicina. Su tutti i consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione alla Presidenza. Prima di passare all'ordine del giorno, in sala è presente una forte delegazione di insegnanti comunali che vivono in una situazione di difficoltà e mi hanno chiesto prima del consiglio di permettere a una di loro un breve intervento per illustrare la loro situazione. Quindi, se non ci sono opposizioni a questo, sospendo il consiglio e do la parola a una rappresentante per 5 minuti. Prego. Signora, in piedi. Però. Ah, in piedi. Sì, grazie. Allora, scusi, ma no, questo scusi, è... Perché tanto per me la differenza è minima, quindi... Allora, buongiorno a tutti, sono Barbara Carluccio. E sono un'educatrice dei nidi del settimo municipio, terza fascia. Oggi noi siamo qui e non siamo a lavorare come generalmente facciamo nei nidi perché, come immagino che voi saprete, da lunedì 1 dicembre ci dovrebbe essere l'applicazione di questo famoso contratto decentrato. E questo porterà delle grosse implicazioni anche da un punto di vista dei servizi educativi. Quindi noi non sappiamo se da lunedì avremo ancora questa specie di lavoro che facciamo e vi garantisco con grande passione perché io non trovo molte persone disposte a lavorare come lavoriamo noi. A 3 ore al giorno veniamo chiamate tutte le mattine e la mattina ci dicono dove andare a lavorare e con chi lavorare, con quali bambini e con quali colleghe. Non sappiamo mai se lavoreremo, se lavoreremo di mattina o lavoreremo di pomeriggio. Io penso che oltre questo c'è la schiavitù perché noi non abbiamo malattia, non abbiamo ferie, non abbiamo nessun diritto. Sono 4 anni che siamo in questa graduatoria provvisoria e non c'è nessuna intenzione da parte dell'amministrazione di farla diventare definitiva o facendo un concorso o un corso concorso. La situazione già era molto difficile perché noi ci troviamo veramente a gestire delle situazioni di emergenza con bambini che hanno dai 3 mesi ai 3 anni non compiuti, che a volte si trovano davanti dei visi come i nostri che non hanno mai visto, perché noi giriamo, cerchiamo di andare chiaramente per dare una continuità educativa sempre negli stessi nidi, ma succede a volte che dobbiamo andare anche in nidi che non conosciamo, quindi questi poveri bambini si trovano davanti delle persone che non hanno mai visto. Da lunedì, se viene applicato il contratto decentrato, noi non serviremo più, perché le sostituzioni nei nidi non saranno più mandate, o meglio, la prima assenza non verrà sostituita mai e si potrà sostituire soltanto fino al rapporto massimo delle educatrici presenti in quel nido. Quindi se l'organico prevede 15 educatrici, non è come adesso che noi andiamo a supportare quando i bambini sono in numero superiore e quindi quel giorno magari ci sono 17 educatrici in quel nido e 2 sono supplenti. Da lunedì saranno solo 15, anzi probabilmente 14 o 13, perché comunque la prima assenza non viene sostituita. Quindi i bambini
bambini saranno lasciati veramente in una situazione non solo che noi a livello educativo proprio non potremo fare più niente, né le titolari né noi quel poco che lavoreremo, ma ci sarà anche un problema di sicurezza nei nidi, perché ripeto, lavoriamo con bambini che sono dai 3 mesi ai 3 anni non compiuti, mentre fino adesso è stata applicata la legge del rapporto un educatore ogni 6 bambini, da lunedì questo non sarà più fatto. Io non so se loro lo possono fare, però da quanto è stato detto ieri dall'assessore Cattoi e dal sindaco Marino, loro intendono andare avanti con questa riorganizzazione dei servizi educativi. Quindi io volevo solo spiegare perché oggi tanti nidi saranno costretti a chiudere all'1. E i genitori si stanno già lamentando, sono sopra, adesso c'era una delegazione dei genitori e domani probabilmente ci sarà la stessa situazione, perché noi non abbiamo più nessuna intenzione di sopportare e vogliamo almeno provare, visto che nessuno ci sta aiutando a partire dai sindacati, vogliamo provare a difendere il nostro posto di lavoro, soprattutto perché i bambini non hanno la parola ancora, purtroppo fino a 3 anni, parlano poco e non c'è nessuno che li difende, quindi se non ci pensiamo noi, e parlo anche da mamma. Quindi questa è la situazione, non so se le mie colleghe vogliono aggiungere qualcosa, però ecco, ci dispiace soprattutto per aver creato un disservizio ai genitori che devono andare al lavoro e quindi oggi i poveracci avranno dovuto trovare una situazione alternativa, ma vi posso garantire che i bambini da lunedì, se questo contratto sarà applicato, si troveranno in una situazione drammatica. E vi ringrazio comunque per l'attenzione che ci avete riservato e speriamo che qualcuno di voi ci possa dare una mano. Grazie. Grazie a lei. Una delegazione di questi insegnanti. Non c'è discussione su questo. Allora, è stato bello chiamare anche l'assessore alla scuola, presidente. Allora, dobbiamo riprendere il consiglio. Facciamo un'audizione in commissione. Il presidente si impegna, diciamo, ad audire una delegazione in commissione scuola. Consiglio. Bene. Grazie. Allora, riapriamo il consiglio con l'ordine del giorno. Comunico che è stata presentata una mozione articolo 58 a firma, scusate, per favore, intanto questa è stata presentata. È stata presentata una mozione articolo 58 a firma delle consigliere Cerconi, La Notte, Treticina e riguardante, diciamo, la situazione difficile che si sta creando sul territorio per quanto riguarda il trasferimento, diciamo, di alcuni dei rifugiati in strutture del nostro territorio. Sarà presentata anche sullo stesso argomento un'altra mozione, articolo 58, firma diversi consiglieri, tra cui Vitrotti, Ciancio, Benassi, Cofano, Tutino, Caccamo, Carrus, Lozzi, Lenci, Matronula, Tredicine. Allora, io credo queste due mozioni, chiaramente io le acquisisco e dopo la discussione dei 2 punti dell'ordine del giorno le discutiamo, magari sospendendo un attimo il consiglio per vedere se c'è la possibilità di arrivare ad una mozione unica, visto che, diciamo, che l'argomento, pur con una prospettiva, cioè con una, diciamo, con un'ottica diversa, è comune a tutti. Allora, partiamo col primo punto all'ordine del giorno. Facciamo un po' di copia, sì. Allora, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta 187. Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione e il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazione relative a opere civili. Credo che il Presidente della Commissione possa presentare la proposta. Prego. Grazie Presidente. Ci accingiamo oggi a dare un parere su questa proposta di deliberazione che è stata fortemente voluta dall'amministrazione centrale.
La 187 si tratta di un sistema di regole per le aziende dei pubblici servizi, telefonia, internet, elettricità, gas, servizi idrici e quant'altro, che seguono i lavori sulle strade di Roma e che ha l'obiettivo di contrastare i ripristini fatti male, responsabilizzando sia i privati che l'amministrazione ad un uso più sostenibile del suolo e del sottosuolo capitolino. Un cambiamento culturale in tema di lavori pubblici piuttosto sostanziale, ed è appunto una misura che è stata fortemente perseguita e voluta dall'amministrazione centrale. E il precedente regolamento proteggeva, in qualche modo tendeva anche a depenalizzare le aziende che comunque non rispettavano i parametri in sede di lavoro. E per quanto questo regolamento cerca di garantire che i soldi pubblici vengano usati nel miglior modo, evitando scavi che danneggino la nostra città in modo sempre più esponenziale. Allora, i punti cardini del nuovo regolamento è sostanzialmente partiamo dalla programmazione, che è su base annuale e triennale, a differenza del precedente regolamento che aveva una programmazione sommaria su base semestrale, che chiaramente consentiva maggiori margini di errori. Vi è il divieto di eseguire interventi non programmati, esclusi quelli urgenti e quelli non programmabili. Non potranno eseguirsi doppi interventi a distanza di pochi mesi e ci sarà un maggior coordinamento dei lavori e il contenimento dei disagi per la città. Ci sarà una riduzione di tempi di ripristino definitivo da 60 a 30 giorni. C'è una ridefinizione, un disincentivo delle urgenze per evitare l'abuso delle somme urgenze, per cui l'accertamento dei reali requisiti e in caso di urgenza i lavori andranno eseguiti con più turni anche serali. Sono previste sanzioni per le false urgenze. Appunto, questo cozza anche col precedente regolamento che aveva una definizione troppo generica e per quanto era prevedibile riuscire ad abusare proprio delle somme delle urgenze. Ci sono maggiori garanzie e certezza delle penali, cioè il disciplinare tecnico con le norme e delle puntuali procedure esecutive. Avverrà la sottoscrizione di una convenzione che consente l'applicazione delle penali, per cui anche in sede preliminare. Il blocco delle licenze e la sospensione dei lavori fino a 6 mesi per le aziende di pubblici servizi, mentre prima c'era l'impossibilità di applicare le penali che venivano annullate dal TAR perché impropriamente previste dall'ex regolamento. Per ciò che concerne la riasfaltatura dell'intera strada, c'è la possibilità di riasfaltare l'intera sede stradale a seguito dello scavo e l'individuazione di parametri tecnici e di casistica. Per strade a senso unico l'intera strada, per quella a doppio senso di marcia l'intera strada, per le strade a due o più corsie per senso di marcia l'intero senso. Questo prima era, nel precedente regolamento era totalmente assente. C'è il rilascio del deposito cauzionale, l'autorizzazione è subordinata al versamento di questo deposito a copertura della regolare esecuzione dei lavori e dei danni ai beni, del mancato pagamento di sanzioni e penali, mentre prima era inapplicata. Le tecniche sono a basso impatto ambientale, cioè la prescrizione di utilizzo di scavo con una mini trincea e di perforazione di profondità, che non impatta sulla superficie stradale. Un utilizzo più stringente dei rilievi per la determinazione di sottoservizio dei manufatti preesistenti. Vi è una chiara attenzione al decoro per ciò che concerne il censimento degli armadi stradali durante i lavori a cura delle aziende, le norme per il posizionamento e i vincoli tecnici e l'obbligo della manutenzione, di vigilanza e successivamente di dismissione di questi armadi. La Commissione si è espressa lo scorso venerdì e ha dato parere favorevole a questo nuovo regolamento che auspichiamo sia effettivamente un nuovo inizio per ciò che concerne la manutenzione delle nostre strade e un cambiamento culturale e sostanziale per il modus operandi dei lavori pubblici in questa città. Mi auguro che anche quest'Aula oggi si esprima in questo senso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cofano. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi, richiesta di interventi.
No, allora, consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie Presidente. No, io devo dire che questo percorso che ha fatto il Presidente della Commissione non mi è molto piaciuto, signori consiglieri, perché fare una commissione con l'assessore che ci ha spiegato brevemente queste com'è la situazione, avevamo bisogno di qualcuno del dipartimento, avevamo bisogno di dei vigili urbani. Non so voi questa mattina da dove siete arrivati. Io sono arrivato dall'Appia e ci ho messo un'ora e mezza. Chi arriva da Morena, non so qua, quanto ci ha messo consigliere Alozzi? Un'ora e mezza? Mezz'ora. È partita prima. Quello che voglio dire è che io sono veramente arrabbiato, ma non è arrabbiato io perché potevo fare un'altra strada, tanto era uguale. Sono arrabbiati i cittadini di questo quadrante, di questo municipio, di tutti i municipi. Se voi arrivate da San Giovanni, troverete lì del gas che sta facendo i lavori. Meno male, dice l'assessore e i consiglieri. Per giunta anch'io. Però, non è possibile che la sera alle 7:30 sulla via Appia Nuova, gente che ritorna a casa, si deve trovare lì dal gas. Questi lavori devono essere fatti di notte, quando non danno intralcio. Il semaforo sulla via delle Capannelle durava un minuto. Non è possibile. Allora, la mia preghiera a voi, signori consiglieri, non vi dico di bocciare o di rimandare, anche perché questa non è una cosa che si è inventato solamente il sindaco Marino. Sono dal primo Veltroni che sento parlare del regolamento degli scavi. E mi sembra che stiamo sempre a girare gli scavi, ma il problema rimane. Il problema rimasto, rimane che fanno la striscetta, perché non è il problema degli scavi, il problema è di controllare chi fa questi scavi, perché mentre stanno facendo gli scavi dentro ci rimettono materiale di risulta e non va bene. E poi non ho capito perché Presidente, mi rivolgo a lei, l'assessore dov'è? L'assessore ai lavori pubblici, che doveva venire a presentare lui questo documento, e questa mattina che sono venuti questi poveri cristi dei nidi, che non c'era neanche l'assessore. La giunta dov'è? Non è pensabile, perciò io la pregherei, Presidente, e so quanto è complicato il suo lavoro, di fare il consiglio. E poi un'altra cosa, il consiglio alle 11, non è possibile, io mi rivolgo ai capigruppo, ma come mi viene in mente a farlo alle 11? Ho capito, ma non è possibile, spezziamo tutta la giornata, o lo facciamo alle 6, tanto vedo che sta succedendo una cosa pazzesca, e mi rivolgo sempre qui l'assessore al personale, perché bisogna affrontare questo problema dell'anagrafico. Adesso non voglio uscire fuori tema. Prego veramente di fare in modo che, questo è un parere, penso che in Campidoglio qualcuno deve mettere in sede, che deve mettere dei soldi, che questi tipi di lavori così particolari non è il rifacimento di una buca. Stiamo rifacendo l'asfalto in tutta la città mettendo il gas nuovo, questi lavori vanno fatti di notte. Grazie. Grazie a lei. Comunque è in corso la riunione di giunta, quindi il Presidente, gli assessori. Presidente, la riunione di giunta non è complice, il consiglio viene prima della giunta. Allora, andiamo avanti con gli interventi. Consigliere Tutino, prego. Sì, sono per esprimere anzitutto la piena concordia con quello che il consigliere d'opposizione ha appena rilevato, perché in effetti questi lavori vanno fatti di notte, esattamente come è previsto nel nuovo regolamento che stiamo per approvare. Quindi se invece di... Per cortesia. Diciamo... Era tanto tempo. Se... Per favore, cominciamo per favore.
capito, ma lui lancia il messaggio per cortesia sui giornali. Per cortesia. Sarebbe. Sarebbe quindi molto utile se prima di venire in consiglio, insomma, ci si studiasse anche i documenti di cui si parla. Questo è un documento molto importante e cambia la visione dei lavori stradali su Roma. C'è nel regolamento che questo tipo di lavori va fatto di notte, c'è che ci sono vari strumenti a tutela della cittadinanza ed in questo senso vado a, diciamo, a portare un, diciamo, il pieno apprezzamento da parte della lista civica su questo nuovo regolamento, che è veramente un tentativo anche di evitare molti degli abusi che ci sono stati, perché non si tratta solo di errori di programmazione nel tempo, si tratta anche della possibilità, programmando su 6 mesi, di chiaramente andare a rimettere le mani e a fare altra spesa, il che può creare e determinare chiaramente delle clientele interessate ad una mala organizzazione, rimettere le mani e gli strumenti laddove si era già messo. Invece, se la programmazione è annuale o triennale, chiaramente queste possibilità vengono a svanire. Quindi è uno degli ottimi interventi che la Giunta Marino sta portando avanti in questo senso al pieno sostegno della lista civica. Grazie consigliere Tutino. Allora, altre richieste di intervento? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione. Consigliere Ciancio, sempre l'ultimo. Mi scusi, Presidente. Prego, consigliere Ciancio. Mi scusi, Presidente. Abbiamo cercato di dare qualche taglio diverso al regolamento che è passato in commissione. Ci eravamo pure riproposti di fare qualche piccolo ma sostanziale cambiamento. Non so il Presidente della Commissione se ha operato, se poi ha cercato di fare questa osservazione. È vero che è un regolamento ottimo, però forse la cosa più importante viene sempre elusa dai regolamenti, cioè i ripristini. Leggevo sui giornali, le imprese che non le faranno bene saranno penalizzate e dovranno rifarle se il municipio glielo indicherà. Ma nel regolamento io non ho trovato questa nota che leggo sui giornali. E invece è lì che dobbiamo puntare, in un momento in cui i soldi sono pochi e bisogna spenderli bene. Dobbiamo avere delle garanzie da parte di alcune ditte che seguono e controllano se stessi. Avevo proposto in commissione che il controllo avvenisse attraverso i nostri uffici. Gli uffici, ribadiscono, il personale poco, non potrà controllare tutto. Ho ribadito, mi piacerebbe che ne controllasse uno per tutti a campione e chi sbaglia rifà, altrimenti ci ritroveremo di nuovo a fare delle sanatorie rispetto ai ripristini, che si controlleranno loro stessi e diranno sempre che va bene. Non va bene ripristinare in questi termini e controllarsi da soli. Io lo ribadisco sempre. La soluzione di tutto è che rientri nelle mani del controllo pubblico. I municipi devono controllare i lavori che vengono fatti quando si scava per le nostre strade, sui nostri marciapiedi, 2-3 volte. La bella cosa di questo regolamento, l'ha ribadito l'assessore presente in una commissione, è la programmazione. Questo va bene, va benissimo, era da tanto che non si faceva la programmazione. Però rispetto alla qualità del lavoro che viene eseguito, vogliamo mettere l'impegno, Presidente della Commissione, lo vuole presentare questo emendamento all'articolo sul controllo e la qualità? Oppure dobbiamo dire sempre che va tutto bene? Questa è semplice da mettere dentro il regolamento. Il controllo deve essere fatto e la qualità del lavoro eseguito spetta al municipio, che è l'organo decentrato più autorevole per farlo. Era questo il mio punto che ho ribadito,
nell'ultima commissione, Presidente, su cui io non trovo da parte sua alcun emendamento o osservazione al regolamento che ci accingiamo ad approvare. E naturalmente nella situazione in cui stiamo dobbiamo approvare, diversamente scatta pure il dir no alla programmazione. Altro punto importante del regolamento era quella delle fiduzioni, che ribadivo già nella commissione urbanistica, che ribadisco adesso. Addirittura prima faceva un deposito cauzionale presso la tesoreria comunale. Adesso si mantiene in essere questo deposito oppure ci accontentiamo sempre della fiduzione assicurativa? Grazie Presidente, sicuramente voteremo, ma avremmo voluto questo impegno da parte del Presidente e dell'assessore ai lavori pubblici di questo municipio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, nell'analizzare questo tipo, diciamo, di documento, di atto che comunque mette in piedi o perlomeno prosegue quello che è l'andamento che da qualche anno comunque sia a Roma Capitale viene chiesto, che è quello della programmazione, quindi quello di capire come vanno effettuati gli interventi, dove, quando e perché, mi trovo d'accordo quando si dice che ovviamente il municipio deve avere un ruolo importante. Perché? Ma non perché sia meglio o peggio di Roma Capitale o di qualunque altra diciamo organismo istituzionale, ma per il semplice fatto che la parte, diciamo, è la frontiera del territorio, per cui se arrivano delle indicazioni dall'alto è normale che c'è bisogno di un contributo territoriale, e a maggior ragione di chi ovviamente dedicato a questo lavoro, a questo, diciamo, settore, possa dare il suo contributo nella verifica dei lavori, nella verifica, diciamo, dei contratti, nella verifica appunto del protocollo che si riferisce agli scavi, quindi insomma ad una verifica generale che è fondamentale, perché poi giustamente qualcuno ci può dire dal comune: noi abbiamo dato, abbiamo detto, abbiamo stanziato, però poi se le cose non sono state fatte in un modo positivo, no? Dice pure voi lì, non è che siete il comune de Sezze, siete Roma comunque, quindi dovete verificare, no? Cioè ci deve essere un contributo. È vero pure che è ovvio che i municipi negli ultimi 20 anni non hanno mai avuto, nessuno, anche al di là dei proclami di chi ha gestito Roma, non ha avuto mai quel riconoscimento che giustamente deve avere, quindi un effettivo decentramento che porterebbe, come appunto ha sottolineato giustamente il collega Ciancio, porterebbe ad un maggiore intervento e a un maggiore risultato e un controllo da parte del municipio. Certo è che c'è bisogno di mezzi e persone, però questo si ottiene nel momento in cui i municipi vengono comunque classificati come, no, struttura autonoma e con competenze, per cui allora si può chiedere, e se non si fa si può anche, no, dire che questo non funziona, ma nel momento in cui ha questo tipo di ruolo. Una cosa che poi porta delle discrasie durante appunto questi interventi dei lavori pubblici è questa maledetta mancanza di confronto fra l'amministrazione e le società di servizi. Io penso che risolvere questo significa risolvere già il 50-60% dei problemi, e in un periodo di magra, se uno si mette d'accordo e fa, no, si confronta, a costo zero tu riesci ad evitare
alcuni errori, perché è sovente il verificarsi del fatto che l'amministrazione subentra in un rifacimento di un manto statale e poi dopo due mesi arriva la società dei servizi che rispacca tutto, ok, e comunque interviene per i sottoservizi. Dopodiché non è che nei tempi previsti, nei 15 giorni, nei 30 giorni, no, comunque risistema quello che ha trovato. No, passano 3, 4, 5, 6 mesi affinché qualcuno dal municipio non faccia un intervento duro per dire, no, di sollecitare al ripristino. Questo però, se voi pensate, sembra una banalità, ma se messo su un municipio come il nostro, che è il più grande di Roma e quindi con tanti interventi, se si moltiplica questo effetto, noi avremo delle situazioni, capito, di questo tipo in percentuali altissime. Allora, perché è così difficile tra l'amministrazione e le società di servizi farsi anche una programmazione, capito, diciamo di riferimento fra loro? Cioè capire che come e quando dovranno rifare la tubatura del gas, la tubatura dell'acqua, la tubatura, cioè nel ripristinare nuova struttura, è difficile sapere quando e come. Perché non è che queste cose si fanno soprattutto su Roma, non è che si fanno all'oggi al domani, i soldi arrivano così come il mago Silva, diciamo io c'ho i soldi, domani intervengo, no, i soldi non ci sono mai e quando ci sono significa che sono stati ben programmati. Allora c'è bisogno di istituire nell'ambito del settore qualcuno che si prenda la competenza di fare la verifica con le società di servizi, perché questo semplificherebbe e ridurrebbe anche diverse problematiche che si verificano poi mano a mano che comunque si interviene, si deve intervenire, perché poi le strade sono dei colabrodi, quindi voglio dire, no, c'è bisogno anche di questo. Per quanto riguarda, è normale che mi auguro che ci sia una fideiussione a garanzia, come sempre è stato, ricordava il collega, non penso che questa cosa possa essere comunque sparita. Però è vero pure che da qualche parte bisogna iniziare. Allora, dobbiamo dare un parere in questo senso, dobbiamo comunque essere, come sempre il municipio penso che sia propositivo nel non creare problemi, però è giusto ed è sicuramente intelligente porre dei quesiti, come abbiamo detto, e mi auguro che anche gli altri colleghi possano intervenire su questo e quindi ampliare la discussione, perché una riflessione di questo tipo porta a dire, ovviamente noi siamo parte integrante, però vogliamo comunque avere la nostra parte di responsabilità che non vogliamo delegare a nessuno, però è certo che se i numeri e le condizioni continuano ad essere queste e i municipi sono messi all'angolo, è normale pure che poi ci possiamo lamentare quanto ci pare, ma il personale è quello che è, e quando ci dicono che non c'è personale per fare anche un solo semplice controllo, abbiamo ovviamente le mani legate e non possiamo scaricare il peso in modo così semplicistico sugli uffici di riferimento, perché sarebbe, è come sparare sulla Croce Rossa, nel senso che se quello è, quello ci troviamo. Allora bisogna mettere in condizioni gli uffici di comune, sicuramente lo faranno, ma anche dei municipi, per poter avere quel minimo di forza per poter fare il loro proprio intervento. Questo penso che sia di buon senso, e quindi giocare e riflettere sul fatto che il municipio deve essere una parte integrante dei meccanismi, ok, che partono da Roma come parte centrale, ma poi che arrivano su vari municipi, e quindi deve dare il suo contributo. Va messo in condizione il municipio di poterlo dare. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Matrona, lo prego. Stellitano, che è passato nell'opposizione, nella maggioranza dell'opposizione, vedo che abbiamo lavorato abbastanza bene per acquisire altri consiglieri. E detto ciò, anche noi in commissione abbiamo votato favorevole a questo parere, a questo regolamento, perché abbiamo portato alcune modifiche. Il problema principale è che non diventi però un alibi, perché sentendo in commissione quello che è successo, ci sono difficoltà operative a controllare la chiusura degli scavi,
difficoltà, perché si aprono centinaia, migliaia di scavi mensili o annuali al nostro municipio e noi pare che abbiamo soltanto uno o due tecnici che sono preposti al controllo, e questo non debba diventare un alibi per dire io so solo, o il municipio ci abbiamo soltanto due tecnici e pertanto facciamo a campione. Se si fa a campione, io vi porto un esempio che in via Fabrizio Luscino, mentre stavano chiudendo un rifacimento della condotta del gas, hanno rotto una condotta della fogna, stavano richiudendo così molto banalmente e sommariamente il tutto, io passavo e ho detto ma che state facendo? Stiamo chiudendo, perché ho chiamato l'ufficio tecnico e effettivamente stavano facendo un illecito, perché stavano chiudendo in una maniera impropria. Magari il danno si sarebbe riemerso dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni, però sarebbe in modo devastante. Quindi secondo me, oltre a questo, noi dovremmo fare un atto successivamente per chiedere che vengano aumentate le unità all'ufficio tecnico, le unità preposte ai controlli, perché se no è inutile che il comune, come ha detto il consigliere Tutino, ha redatto un regolamento, pertanto è un ottimo regolamento, ok, però se non sappiamo chi ce lo controlla questo regolamento diventa aria fritta, perché le ditte possono fare ciò che vogliono sapendo che tanto noi non siamo in grado di controllarle. Quindi l'atto conseguenziale a questo dovrebbe essere un atto un po' più forte, dove chiediamo proprio che l'ufficio tecnico venga potenziato. Abbiamo dato il nostro voto favorevole alla commissione, pertanto anche oggi daremo il voto favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Matronova. Altri interventi? Allora, non c'ho altri interventi, quindi chiudo la discussione, però diciamo gli uffici mi fanno rilevare nel corpo della delibera ci sono alcuni passaggi tecnici che vanno chiariti con il direttore dell'ufficio tecnico, il dottor Lancellotti, quindi sospendo il consiglio per 5 minuti per questi chiarimenti. Allora, scusate. Allora, riapriamo il consiglio e diciamo mettiamo in votazione la delibera così come è pervenuta, però nella parte deliberativa ci dobbiamo fermare nel secondo comma al parere che ha espresso la commissione, cioè quanto dice: per quanto riguarda l'esigenza di restringere il ricorso alla modalità di scavo in urgenza solo in casi di guasti effettivi, scassando dal resto, il resto anche in presenza, questo è un commento che non ha, diciamo che non va nel corpo della delibera, quindi si recepisce il parere della commissione, che è un parere favorevole con la seguente osservazione: restringere il campo delle urgenze solo in casi di guasti, va bene? Qui che fa parte diciamo della prima riga, il secondo comma, d'accordo? Quindi il resto rimane tale e quale. Allora, Presidente, scusi, qual è la parte che è stata cassata dalla delibera? Il secondo comma della parte deliberativa, quando dice: anche in presenza di una definizione più puntuale di interventi urgenti, è da precisare che la relazione di contestuale verbale, diciamo che è un commento dell'ufficio tecnico che non va nel corpo della delibera, d'accordo? Allora, quindi mettiamo dichiarazione di... Ma scusi Presidente, io non ho chiaro questo passaggio, non ho proprio chiaro come possa essere formulata questa osservazione che arriva in modo tardivo dagli uffici. Ma l'osservazione c'è, consigliere Ciani. Ma l'osservazione deve essere distribuita, ma io sono d'accordo, a scindere che sicuramente è una cosa lodevole. Però vorrei... Ciancio, per cortesia, questa osservazione nel parere della commissione c'è ed è riportato nel corpo della delibera, solo che... Ma perdonatemi, Presidente. Per favore, sto parlando. Prosegue con un commento a questo parere che secondo il FIS non va nel corpo della delibera. Grazie, bene? Grazie Presidente. Allora scusate. Allora. Nella stesura della delibera.
D'accordo? Allora, quindi siamo alla dichiarazione. Grazie di voto. Grazie Presidente per il chiarimento. Scusate, ci sono le dichiarazioni di voto? C'è. Allora, del gruppo PD, consigliere Steritano. Grazie Presidente, mi fa piacere che non l'ha fatto come punto interrogativo, l'ha fatto come punto esclamativo, perché deve essere ben chiaro, io faccio parte del Partito Democratico, quindi facendo parte del Partito Democratico che è di maggioranza di questo municipio, per cortesia, vi chiedo per cortesia di avere un atteggiamento coerente, per favore, corretto. Consigliere Madonna. Per favore. Non è possibile! Allora, dichiarazione di voto, consigliere Steritano, prego. Grazie Presidente. Allora, dicevo, e tranquillizzo il gruppo di Forza Italia, che io con Forza Italia non ci passerò mai. Proprio posso passare, ma col partito Forza Italia mai. Rimarrò in questa maggioranza e cacceremo via quelli che dicono di maggioranza che fanno gli impiccetti. Detto questo, andiamo avanti, siamo quella parte sana del Partito Democratico, non quella malata, non malata perché sono... Vuol dire che noi siamo malati? Un pochino così. Consigliere, se per favore, dichiarazione di voto. Da uno bravo, consigliere Madrone. Lei e qualcun altro. Consigliere Steritano, per cortesia, dichiarazione di voto. Scusi, Presidente. Lasciamo da parte... Lei, cortesia. Io più che adesso, Presidente, la chiamo maestro, non siamo una scuola qui, Presidente. Lei deve rispettare la mia... Ha un compito che io la corretta. Sta creando però un'area un po' forte. Consiglio, l'originale lo fa lui, non lo facciamo noi, l'originale lo fa lui, non noi. Mancare lo firma, lo fare lui, la fascina sta qui. Non sarà male. Allora dite consigliere, riprendo il posto, che così riprendiamo il consiglio. Devi scambiare lo scrutatore. Chi era? Che va via sala tesi di laurea. Benassi? Benassi. E mettiamo Cofano. Allora, scusate. I consiglieri che stanno fuori. Allora, siccome il consigliere Benassi mi comunica che per impegni di studio deve andare via, sostituisco il consigliere Benassi con il consigliere Cofano come scrutatore. Allora, stavamo nelle dichiarazioni di voto. Allora, il consigliere Steritano stava facendo la dichiarazione di voto, io ho sospeso il consiglio, credo che ci sono altre dichiarazioni di voto. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Quanti sono passati? Non l'abbiamo visto. Sono passati. Dicono 5 minuti. Sono passati 5 minuti, scusate, sono passati 5 minuti, scusate. Allora, aspettiamo ancora. Consiglio. Stavamo alla dichiarazione di voto. Lo so, consigliere Steritano. Allora, gruppo PD, consigliere Steritano, stava facendo dichiarazione di voto. Prego, allora, dichiarazione di voto. Allora, Presidente, no, nella dichiarazione di voto, naturalmente mi sarei aspettato che nel frattempo l'assessore fosse sceso e avrebbe come minimo sentito anche le dichiarazioni, invece no. No, faccio presente, lo dico perché ho visto gli uffici, prego, se gli uffici ci ascoltano, perché a Viale Spartaco l'altra settimana, e mi dispiace che il consigliere Matrono non c'è, una macchina, Presidente, è andata a finire dentro una buca, c'ho anche la fotografia, poi gliela faccio vedere, e invece qui davanti a Via Tuscolana quelli di Italgas hanno tolto un albero, hanno riasfaltato, hanno sistemato, l'albero l'hanno rimesso. Pretendo che si controlli! Non è possibile! Per fortuna che non c'è quel signore che è cascato dentro, non è morto! Non c'era niente di la segnalazione! Detto questo, la mia preoccupazione è quella che ci deve essere più controllo. Naturalmente
Spero, Presidente, che lei non si annoia a fare il Presidente del Consiglio. Ed è importante. Anzi, per lei, consigliere. Ed è importante, Secretario, perché se si annoia fa la stessa fine del consigliere, dell'assessore dell'altra volta. Perciò, la dichiarazione di voto del Partito Democratico è favorevole e perciò mi fermo qua, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, è approvato con 20 voti a favore, nessuno astenuto, nessuno contrario.